Siamo al cospetto del Signore, il Verbo che si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. E proprio perché siamo alla sua presenza, la parola più giusta che noi dovremmo pronunciare è quella del silenzio, rimanere in adorazione davanti a Lui. Ma se questa sera rompiamo il silenzio davanti alla sua presenza, è semplicemente perché vogliamo lasciarci aiutare dalla parola di Dio per poterci preparare in maniera rinnovata a capire e a vivere profondamente la festa del Natale. Ogni anno la liturgia ci fa ripetere gli stessi gesti, ci mette nella stessa danza della liturgia, e lo fa fondamentalmente perché noi abbiamo bisogno di quei movimenti seriali della liturgia per poter entrare sempre più profondamente all'interno della vita e capire soprattutto il motivo per cui il Signore ci ha donato l'esistenza. Sapete, quando una persona fa palestra, in fondo ripete dei gesti sempre uguali, ma lui sa che quei gesti ripetuti lo fortificano. La stessa cosa è per noi la liturgia. Ci fa fare gli stessi gesti, ma perché quei gesti possano sedimentarsi dentro di noi e tirare fuori da noi qualcosa di utile per questo momento della nostra vita. Perché oggi, non ieri o domani, oggi, in questo momento, abbiamo bisogno di incontrare il Signore. Tante volte pensiamo che la felicità esista, ma la felicità è sempre qualcosa che la immaginiamo in un altro giorno, più avanti di noi. Ma Gesù ci ha insegnato che il regno di Dio non è un regno dopo, è un regno che abita qui, in questo momento. E tutta la nostra vita spirituale, tutta la nostra vita cristiana è il tentativo di capire in che senso, in questo presente, il Signore sta agendo e sta facendo qualcosa per ciascuno di noi. Le pagine del Vangelo che ci aiuteranno in queste soste prima del Natale saranno le pagine iniziali del Vangelo di Luca. E questa sera abbiamo iniziato proprio al capitolo 1, ascoltando la vocazione, la storia, l'annuncio dell'angelo a Zaccaria. Ed è molto importante, secondo me, seguire cronologicamente quello che fa l'Evangelista Luca. Lo scopriremo tra qualche istante guardando il testo. E ci renderemo conto che così come lui costruisce questo racconto, in qualche maniera questo racconto ci prepara a capire e ad entrare più profondamente nel mistero del Natale. E che cos'è in fondo il mistero del Natale se non il mistero di imparare ad accogliere questo essenziale che si è fatto visibile agli occhi di ciascuno di noi? Noi cristiani possiamo vivere la grazia di poter indicare e dire che tutto quello che stiamo cercando non è qualcosa di vago, non è qualcosa di misterioso, è qualcosa che riconosciamo davanti ai nostri occhi, un po' come una persona che ha incontrato l'amore. Tu sai che hai incontrato l'amore quando puoi dire che quell'amore è qualcuno, ha un nome, ha un volto, è diventato qualcosa di estremamente concreto. Così è la nostra esperienza di fede. Noi non abbiamo fede perché crediamo che da qualche parte ci sia Dio. Noi cristiani sappiamo di aver fede perché quel Dio in cui crediamo ha un nome e ha un volto. È Gesù, questo nome e questo volto. Questo ci rende credenti. Non siamo credenti perché pensiamo che ci sia una realtà superiore alla nostra, ma perché siamo così concreti nel dire che questa realtà superiore a noi è venuta incontro a noi, si è incarnata, ci è venuta incontro attraverso Gesù. Allora è bello come Luca costruisce questi racconti all'inizio del suo Vangelo per prepararci a questo incontro, per prepararci a riconoscere Gesù dentro la nostra vita. Perché in fondo non è far finta che Gesù nasca, non è trovare un modo per sentirci un po' i personaggi del presepe, come in una rappresentazione teatrale, forse anche sacra. Questo non è il Natale. Il Natale è capire come in questo momento della nostra vita noi possiamo riconoscere e accogliere Gesù.
Immaginate che in mezzo a voi ci sia una persona che magari in questo momento della propria vita sta vivendo un dolore. Ha bisogno di incontrare il Natale perché ha bisogno di capire come con quel dolore può riconoscere e accogliere Gesù. Immaginate che in mezzo a voi ci sia una persona che gli è successa una cosa bella. Allora la risposta è questa: come questa cosa bella mi può far riconoscere e incontrare Gesù? Sto vivendo una fatica, sto vivendo un desiderio, sto vivendo una difficoltà, sto vivendo qualunque cosa della mia vita. In questo momento che cosa significa per me a 20 anni, a 30, a 40, a 50, a 100 anni? In questo momento della mia vita che cosa significa riconoscere e accogliere Gesù? Ecco perché abbiamo bisogno di rifare l'Avvento. Abbiamo bisogno di nuovo di farci accompagnare dalla liturgia. Perché abbiamo bisogno che qualcuno ci apra gli occhi e che qualcuno ci insegni come si fa a tenere in braccio questo bambino. La storia di Zaccaria ed Elisabetta è una storia che non dovrebbe meravigliarci, perché è una storia che in fondo ha un eco molto famoso. Anche nell'Antico Testamento tutto inizia con la storia di due vecchi, Abramo e Sara. Di due anziani sterili che si sentono rivolgere da Dio una parola. Vedete, la Sacra Scrittura, quando ci parla di questa caratteristica, l'anzianità, la giustizia, viene detto che Elisabetta e Zaccaria sono giusti, significa che stanno alle regole, sono anziani, riescono a stare alle regole e allo stesso tempo però sono sterili. Vuole suggerirci non la storia drammatica di una coppia che non riesce ad avere figli, vuole suggerirci che al di là di come siamo noi e di quanto impegno possiamo metterci noi, le cose che realizzano la nostra vita non sono il frutto del nostro impegno, ma sono un dono del Signore. Tutto quello che riempie la nostra vita di significato non ce lo guadagniamo con il sudore della fronte, ma lo riceviamo come un dono da Dio. È una cosa impossibile che solo il Signore può donarci. A noi ci chiede di fare il nostro possibile e allo stesso tempo ci dice: il tuo possibile non basta. Vi ricordate la storia del giovane ricco? Quando questo ragazzo va da Gesù e chiede che cosa devo fare per avere la vita eterna, e Gesù innanzitutto gli indica i comandamenti, dice: hai i comandamenti, seguili. E questo ragazzo, guardando Gesù, dice: ma maestro, io i comandamenti li seguo fin da quando ero piccolo, le regole le ho seguite tutte, ho fatto tutto quanto io potevo fare. Ma questo ragazzo non è felice, ha fatto tutto quello che poteva fare, ma non è felice. Perché la felicità non è il prodotto di una tecnica, la felicità è un dono. Incontrare qualcosa che riempia la nostra vita di senso non dipende da quanto ci impegniamo, ma da quanto siamo disposti ad accogliere questo dono dentro la nostra vita. Ecco perché sia l'Antico Testamento, la storia di Abramo e Sara, nel Nuovo Testamento, la storia di Zaccaria ed Elisabetta, ci mettono davanti queste due coppie che fanno tutto il loro possibile e allo stesso tempo non riescono a mettere al mondo un figlio, cioè a ricevere quello che effettivamente vorrebbero avere nella vita per essere felici. Credo che questa sia una cosa molto importante. Se questa sera, tornando a casa, ce ne torniamo con questa consapevolezza: che cos'è che mi renderà felice? Il mio lavoro? Le persone che mi scelgo di fianco, le circostanze della mia vita, il colore delle tende, la marca della mia macchina, il mio stato di salute, sono tutte cose, vedete, che ricadono nel nostro possibile. No, l'unica cosa che può riempire la tua vita di significato non dipende da te, è un dono. Questo, vedete, ci costringe ad essere umili. Perché ci mette nell'atteggiamento di chi apre le mani e dice: Signore, o tu mi dai quello di cui io ho bisogno, o passerò tutta la mia vita a elemosinare felicità. E questo è il primo gesto. Ed è interessante che Luca, mettendo la storia dei genitori di Giovanni Battista,
ci dica proprio all'inizio di questo brano del Vangelo una serie di nomi. Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote di nome Zaccaria, del turno di Abia, sua moglie discendente di Aronne, si chiamava Elisabetta. Quindi vedete, Erode, Zaccaria, Abia, Aronne, Elisabetta, sono tutti nomi. Ma nella tradizione di Israele un nome è legato a un significato. Ad esempio, il nome Zaccaria significa Dio si è ricordato. Il nome Abia significa Dio è padre. Il nome Elisabetta significa Dio è colui che mi sazia. Allora vedete, è come se Luca ci sta dicendo, abbiamo davanti dei personaggi. Il primo si chiama Dio si è ricordato e fa parte della famiglia Dio è padre ed è sposato con una donna che si chiama Dio mi ha reso sazia. Perché sono i nomi dei desideri che ci portiamo nel cuore. Questa gente si chiama col nome delle cose che desidera. Tutti noi abbiamo un nome, altri ce l'hanno dato. Anche quando nascerà il figlio di questa coppia, i parenti tenteranno di appiccicargli un nome. Ma voi sapete che in realtà il nome è già stabilito, si chiamerà Giovanni, quel loro figlio. È un po' come se il Vangelo volesse dire a ciascuno di noi questa sera, qual è il tuo vero nome? Cioè, qual è il tuo vero desiderio? Che cosa desideri veramente? Perché quello è quello che ti definisce. Ciò che desideri ti definisce. Allora voi capite che la prima cosa che noi dovremmo fare non è arrampicarci su nel cielo, ma è scendere nel nostro cuore e chiamare per nome il desiderio che ci portiamo dentro il nostro cuore. L'impossibilità, perché è rappresentata così questa coppia, come una coppia impossibile, che non può generare figli, si trova a fare l'esperienza di Dio. Ma seguiamo il testo. Erano entrambi giusti davanti a Dio e osservavano in modo irreprensibile tutti i comandamenti e i precetti del Signore. Essi non avevano figli perché Elisabetta era sterile ed erano tutti e due in età avanzata. Potremmo chiudere qui questa storia. Ma invece la storia inizia esattamente con quello che loro percepiscono essere la fine. Siamo vecchi, non siamo riusciti ad avere figli, la nostra storia è finita. E invece il Vangelo inizia. Qual è il significato della parola Vangelo? Che significa Vangelo? Significa buona notizia. Ecco, le buone notizie iniziano lì dove a noi sembra che tutto sia finito. Dio costruisce le sue opere lì dove noi non possiamo fare più niente. Questa è l'esperienza della fede. Ti chiede di fare tutto il tuo possibile, ma a un certo punto poi tu devi dire io arrivo fin qua. E da lì in poi inizia la grazia di Dio. E mentre Zaccaria esercitava il sacerdozio davanti a Dio nell'ordine del suo turno, secondo la consuetudine del sacerdozio, gli toccò in sorte di entrare nel Tempio del Signore per offrirgli il profumo. Zaccaria fa parte della tribù sacerdotale quando viene sorteggiato all'onore, una volta l'anno, di poter entrare nel Sancta Sanctorum e versare lì il profumo dell'incenso. È un gesto di grandissima predilezione. Ecco, in quel momento, che potremmo dire un gesto liturgico, succede questo. Tutta la moltitudine del popolo stava fuori, in preghiera, nell'ora del profumo. E gli apparve un angelo del Signore. Ora io lo so che quando noi parliamo di angeli, la prima cosa che ci viene in mente è come ci siamo rappresentati gli angeli, questa chiesa pullula di angeli. Allora li immaginiamo un po' così, no? Dei putti con le ali o degli esseri di luce che in qualche maniera ci dicono qualcosa, che ci impressionano. Ma angelo non indica innanzitutto una persona, ma una funzione. Angelo significa messaggero del Signore, cioè è un messaggio del Signore. La nostra vita
è piena di angeli. Tutti gli eventi della vita che noi viviamo sono come degli angeli, ci stanno portando un messaggio. Noi dovremmo sempre avere questo atteggiamento. Mi sono ammalato? Che cosa mi dice la mia malattia? Che cosa mi vuol dire il Signore attraverso questa malattia? Mi è nato un bambino? Che cosa mi vuol dire il Signore attraverso la nascita di un bambino? Mi sono innamorato di qualcuno? Che cosa mi vuol dire il Signore attraverso quell'innamoramento? Ho una difficoltà, mi sono accorto di una mia fragilità. Che cosa vuole dirmi il Signore attraverso il mio peccato? Ogni circostanza della nostra vita è un angelo, ci dice qualcosa. Invece sapete qual è il nostro atteggiamento? Noi subiamo la vita, mica la interroghiamo, mica ci mettiamo in ascolto, mica abbiamo l'atteggiamento di chi dice: dimmi Signore, perché? Perché mi stai mandando questa gioia o questo dolore? Perché devo vivere questo momento? Perché in questo istante della mia vita sto sperimentando questa fragilità, questa debolezza, o questo desiderio, questo sogno? Vedete, quando cambiamo atteggiamento, cioè invece di pensare di aver capito tutto, di chiuderci e di subire l'esistenza, ci apriamo e cominciamo a renderci conto che Dio ci sta parlando, cambia tutta la nostra vita. Essere credenti significa avere questo atteggiamento di ascolto e lasciarci raggiungere da un messaggio che il Signore ci sta mandando attraverso persone, eventi, situazioni e circostanze della vita. Questo è l'angelo Gabriele. Quindi non immaginate qualcosa di strano. Immaginate che tutta la vostra vita è piena di messaggeri del Signore che vi parla. E che cosa ci dicono? Ecco, quando Zaccaria si mette in questo atteggiamento di ascolto e gli apparve un angelo del Signore in piedi alla destra dell'altare dei profumi, Zaccaria lo vide e fu turbato e preso da spavento. È interessante, no? La reazione che noi abbiamo davanti a Dio che ci parla non è la gioia, dovrebbe essere la gioia, invece è la paura e lo spavento. Che cosa vi viene in mente? Andatevi a rileggere tutti i racconti della resurrezione e trovatevi un brano della resurrezione in cui la reazione iniziale dei personaggi è di gioia. Dopo è di gioia, ma all'inizio tutti quelli che incontrano il risorto o non lo riconoscono o si spaventano. E quando capiscono che è lui, erano tutti presi da timore. È forse un fantasma? Guardate che Gesù, per togliere dalla loro testa che non è un fantasma, dice: che avete sulla tavola? Datemi qualcosa da mangiare. Vedete, i fantasmi non mangiano, posso bere il vino e queste cose non esce fuori, io sono reale. Sapete, questo è una delle conseguenze del peccato originale. Cioè, che cosa ci ha lasciato il peccato originale? Che quando pensiamo a Dio che ci parla, invece di essere rassicurati e gioiosi, abbiamo paura. Perché dentro di noi il male ci ha fatto costruire un'immagine di Dio che ci impaurisce. Mi avete sentito dire spesso un'espressione, e io la ripeto spesso perché so quanto è vera, ma la parte del Padre nostro più difficile da pronunciare è la parte in cui noi diciamo: sia fatta la tua volontà. Abbiamo tanta paura di dire quella cosa lì, perché pensiamo che la volontà di Dio sia qualcosa che non ci convenga. E sapete, quando noi diciamo sia fatta la tua volontà e lo diciamo che ci manca il fiato, significa che in fondo non siamo convinti che Dio è dalla nostra parte, che Dio è amore, che Dio è per noi. Quindi vedete, abbiamo già fatto un piccolo itinerario. Prima cosa, dobbiamo stare davanti alla vita non subendo la vita, ma lasciandoci interpellare dalla vita. Apriamo le orecchie e domandiamoci: Signore, che mi stai dicendo? Che cosa ci stai dicendo attraverso il terremoto? Siccome c'è qualcuno che è anche un po' sprovveduto e ha fretta di rispondere a questa domanda,
gli può venire in mente di dire: terremoto? È perché siete brutti, cattivi e peccatori, adesso io vi mando il terremoto. Capite che anche questa fomenta un'immagine di Dio sbagliata. Se tu vuoi ascoltare il Signore, non lo capisci come una cosa immediata, devi seguirlo, devi lasciar sedimentare dentro di te quell'esperienza e dopo un po' di tempo capisci che cosa ti stava dicendo. Perché solitamente quando tu ascolti il Signore ti cambia. Seconda cosa, che immagine di Dio abbiamo dentro di noi? Abbiamo un'immagine che incute paura o un'immagine di amore, di fiducia? Abbiamo la paura di Zaccaria o siamo sereni davanti a lui? Subito Gabriele deve pronunciare una sorta di esorcismo che è presente in tutta la Bibbia. Sentite, non temere Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. Tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio e gli porrai nome Gesù. Non temere, non avere paura. Quanto sarebbe bello se ciascuno di noi potesse dire: sono cresciuto in un'esperienza di fede. Da che cosa dovrei capire se sono cresciuto nell'esperienza di fede? Da quanto è diminuita la paura? E da quanto invece è aumentata la fiducia? In che cosa si gioca la fiducia? In quello che non vedi. Quando tu ami qualcuno e hai fiducia di quel qualcuno può guidarti nel buio e tu gli dai la mano perché ti fidi. Se è un estraneo a darti la mano, e tu sei timoroso. Quindi tu sai che stai crescendo in quel rapporto non quando diminuisce il buio, ma quando tu riesci a stringere più forte la mano di questa persona dicendo: non mi importa del buio, io non sono da solo. Ho paura, ma non mi importa più della paura, perché c'è lui. Quindi tu capisci che sei cresciuto nella fede non perché hai una laurea in teologia, non perché hai imparato a memoria altre preghiere. Tu sei cresciuto nell'esperienza di fede, sei cresciuta la fiducia nei confronti del Signore, non la paura, la fiducia. Non temere. E tra l'altro, non che dice: non temere, tra poco ti farò avere un'apparizione terribile e quindi stai tranquillo. No, gli dice una cosa molto semplice, dice: guarda che tutto quello che nella vita hai cercato, Dio lo ha ascoltato. Tua moglie ti darà un figlio e lo chiamerà Giovanni. Qui dovrebbero scattare degli applausi nel Vangelo. Guardate la reazione di Zaccaria. Da che cosa conoscerò questo, dice Zaccaria? Perché io sono vecchio e mia moglie è in età avanzata. Come faremo a conoscere tutto questo? Cioè, vedete, queste persone sono buone, giuste, seguono le regole, ma sono persone rassegnate. Faccio un esempio che forse non toccherà nessuno dei presenti questa sera, ma è un po' come venire in chiesa ed essere rigidi. Dobbiamo fare una messa, la facciamo, dobbiamo ascoltare delle cose, dobbiamo dire delle preghiere, le diciamo, ma tutto ci scivola addosso perché in fondo ci portiamo nel cuore una rassegnazione che ci lascia tali e quali come quando siamo entrati in chiesa. A che cosa serve entrare in chiesa, partecipare a una liturgia, vivere un'esperienza cristiana che ci lascia la rassegnazione nel cuore? A che cosa serve? A che cosa serve un popolo di rassegnati? Sapete in che maniera i cristiani dovrebbero cambiare il mondo? Perché i cristiani che credono in Gesù Cristo hanno passione per le cose, palpitano. Non sono dei buoni rassegnati. Sono dei buoni inquieti, non si stanno fermi, sono come delle operose formiche, costruiscono costantemente, si mettono in gioco, fanno qualcosa. E l'amore è questo. Quando una coppia entra in crisi, quando ci accontentiamo di convivere, però in fondo noi non ci amiamo più,
conviviamo, è una forma di rassegnazione. Quando un lavoro non ti dà più gioia, quando tu vai semplicemente faccio il mio, 5 ore, 8 ore, farò le mie 5-8 ore, non rubo, cerco di essere onesto, però 8 ore ciao. Facciamo quello che dobbiamo fare, ma non lo facciamo più con passione, perché noi non crediamo più che le cose di questa vita siano più profonde di come sembra. Forse perché abbiamo avuto tante esperienze negative, abbiamo ricevuto batoste, eccetera, quindi è difficile per noi aprire di nuovo il cuore. Perché dovremmo aprire di nuovo il cuore? Perché se tu non apri il cuore, tu non vedi Gesù Cristo, che è nascosto ovunque, a casa tua, nel tuo lavoro, in una città, in una situazione, in una comunità, è ovunque il Signore, tu non lo riconosci più, perché non ci credi. Ti sei imborghesito. Hai una fede borghese, così come c'è l'abitudine di fare una passeggiata ai portici, andiamo a messa, così come c'è l'abitudine, non lo so, di fare l'aperitivo al boss, andiamo alla messa di mezzanotte di Natale. Sono riti che non toccano la nostra vita, però abbiamo bisogno di convertirci. E cioè di non avere l'atteggiamento di Zaccaria. Eppure, vedete, nello spiegare chi doveva essere Giovanni, cioè il figlio che stava per nascere, Gabriele usa una descrizione bellissima. Sentite, tu, dice Gabriele a Zaccaria, ne avrai gioia ed esultanza. Guardate, a un uomo rassegnato, che tu gli dici, guarda che tu tornerai di nuovo a vivere, avrai di nuovo gli occhi lucidi, ti funzionerà di nuovo il cuore, sentirai di nuovo passione per qualcosa. Io vi posso testimoniare che lo vedo in tante famiglie, soprattutto, non lo so, magari nasce un nipotino, e tutto cambia, come se ripartisse la vita in qualche maniera. Succede qualcosa, che un piccolo dettaglio che però capovolge la situazione, è il Signore che ti sta ridando vita. Tu ne avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno per la sua nascita, perché sarà grande davanti al Signore. Ora, c'è una cosa molto semplice. Voi sapete che ciascuno di noi vive dello sguardo dell'altro. Cioè, nessuno di noi può essere così autosufficiente da dire io non ho bisogno di essere guardato con amore da qualcuno. Anzi, le più grandi ferite che noi ci portiamo nella vita nascono dal fatto che chi dovrebbe guardarci con benedizione, con amore, non ci guarda così. Pensate, ad esempio, quando un figlio non è guardato così da un padre o da una madre, si porta quella ferita per tutta la vita, Quando tu in un contesto ecclesiale dici ma siamo cristiani, dovremmo volerci bene, e invece ci guardiamo in maniera bieca. Quando le cose che noi dovremmo ricevere come un bene, le riceviamo come un male, perché tutti noi, anche se diciamo io non ho bisogno di nessuno, me la vedo da solo, mi sono fatto da solo nella vita, tutti abbiamo bisogno di essere guardati. E di essere guardati con fiducia, con amore, con luce, con benedizione. E qui Gabriele dice una cosa bellissima, dice tuo figlio sarà grande davanti agli occhi del Signore. E cioè Giovanni sarà un uomo libero, perché tutta la sua vita l'ha vissuta sentendosi importante agli occhi del Signore. Cioè si sente voluto bene dal Signore. E questo lo rende libero. Sapete da che cosa si vede la libertà di Giovanni? Giovanni non cerca la popolarità. È il personaggio più popolare del Vangelo, più di Gesù, ma non ha mai cercato la popolarità. Tant'è vero che il suo linguaggio è tagliente. Rimprovera tutti, non gli importa. Vengono i soldati, dice pure voi, dovete convertirvi che rubate alla gente quando prendete le tasse. Vengono gli scribi e farisei, voi imparate a memoria le scritture ma non avete capito nulla che sta venendo il Messia. Non si risparmia per nessuno, talmente tanto è libero che gli taglieranno la testa
perché a un certo punto la libertà di Giovanni va a toccare Erode. E voi sapete che l'intrallazzo di Erodiade, della figlia, eccetera, alla fine gli tagliano la testa. È un uomo libero. Da che cosa nasce la libertà di Giovanni? Perché è pazzo? Perché si sente amato. E allora lui è libero. Sapete da che cosa nasce il politicamente corretto? Dal fatto che noi vogliamo sentirci accolti da tutti. E quindi siamo disposti ad abbassare anche il livello. Pur di sentirci, dai, per quieto vivere. Ma alcune cose non possono essere fatte per quieto vivere. Vanno fatte per la verità. Giovanni è un uomo libero, perché si sente amato. E poi dice, non berrà né vino né bevande alcoliche. Attenti a questo dettaglio, Non berrà né vino né bevande alcoliche e sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. Cioè, vivrà come se fosse ubriaco, ma senza bere né vino né alcol. Vuole dire, sarà un vero profeta, non come i falsi profeti che prendono sostanze per profetizzare, dice. No, questo da sobrio profetizzerà. La sua gioia non è artificiale, non viene da alcol o sostanze. Quest'uomo ha davvero la gioia nel cuore e la sua profezia è reale. E convertirà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio. Infatti, tutte le volte che Giovanni parla e dice cose di una banalità estrema, cioè, non pensate che dica ripete gli oracoli, cioè le profezie antiche, ma la sua persona suscita conversione. È proprio il suo carisma. Dove passa Giovanni, alla gente gli viene desiderio di cambiare vita. Questo dovrebbe succedere a tanti che incontrano noi. Vedendo come siamo fatti, vedendo la nostra gioia, vedendo la nostra fiducia, alla gente dovrebbe venire il desiderio di dire pure io. Non lo so se succede. A Giovanni succedeva. E andrà davanti a lui con lo spirito e la potenza di Elia per volgere i cuori dei padri ai figli e i ribelli alla saggezza dei giusti. Ecco, qui ci avviamo verso la conclusione. Qual è l'opera di Giovanni? Ricostruire le relazioni significative, ricondurre il cuore dei padri verso i figli. Significa che se il male ha uno scopo è quello di frantumarci, di dividerci. Volete una famiglia che non fa più passare l'amore di Dio? Basta dividerla. E guardate, qualunque pretesto è buono per non parlare più con qualcuno, per prendere distanze, e poi succede che più tu non parli con qualcuno, più sei convinto di avere ragione. Il male è terribile. Ha ottenuto il suo scopo, frantumare. Se ha frantumato una famiglia, ha vinto. Dice, qual è lo scopo di Giovanni? Rimettere insieme i pezzi. Innanzitutto rimettere insieme i pezzi che ci portiamo dentro e poi rimettere insieme i pezzi tra di noi, ricondurre. Ma noi sappiamo che davanti a questa descrizione, come abbiamo detto prima, Zaccaria reagisce con la rassegnazione. Allora l'angelo gli rispose, Zaccaria, io sono Gabriele, non sono un'allucinazione. Io sono Gabriele che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti e ad annunciarti liete notizie. Ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno al loro tempo. Chi non ascolta, chi non si fida, alla fine rimane muto. Che significa che rimane muto? Che non sa più dire che cos'è che vale la pena, che cos'è che non valga la pena. È come se sospeso. E questa è l'esperienza di Zaccaria. Vi dico una cosa che forse già sapete. Il Vangelo di Luca inizia con questo sacerdote che entra nel Tempio
è che dopo l'apparizione, dopo la visione dell'angelo Gabriele, esce fuori dal Tempio, a lui tocca il compito di benedire, ma non può dare la benedizione perché è diventato muto. Il Vangelo di Luca si conclude nel Tempio, dove viene data la benedizione. Quindi tutto inizia nel Tempio e non si riesce a benedire. Tutta la vita di Gesù conduce di nuovo al Tempio, dove viene pronunciata questa benedizione. Questo idealmente fa il Vangelo di Luca. Quindi questa benedizione sospesa di Zaccaria sarà pronunciata alla fine del Vangelo. Questo sta a significare che finché tu non ti arrendi al Signore, finché non cambi atteggiamento nei confronti della vita, tu non puoi più dire qual è il senso della tua vita, sei muto. Il Signore invece è uno che ti ridà la parola quando tu ti fidi di Lui. Se tu ti affidi a Lui, Lui ti ridà di nuovo la capacità di poter dire qual è il senso della tua esistenza. E quando furono compiuti i giorni del suo servizio, egli se ne andò a casa sua, e dopo quei giorni sua moglie Elisabetta rimase incinta e si tenne nascosta per 5 mesi, dicendo: ecco quanto ha fatto per me il Signore nei giorni in cui mi ha rivolto il suo sguardo per cancellare la mia vergogna in mezzo agli uomini. Ecco, idealmente noi ci fermiamo in questo punto. Una coppia di anziani giusti che hanno toccato il limite della loro possibilità si ritrovano invece esauditi dal Signore. E questo essere esauditi nasce dal fatto che queste persone devono aprirsi alla vita in un modo completamente diverso. Devono lasciarsi interrogare dagli eventi, devono aprire il cuore, devono cambiare l'immagine distorta che hanno di Dio, devono imparare a fidarsi. Più andranno avanti, più guariranno, e più guariranno, più faranno parte della storia della salvezza. Prendiamoci qualche istante di silenzio davanti al Signore che è qui presente nell'Eucaristia e mettiamo davanti a Lui le nostre resistenze, le nostre rassegnazioni, la nostra incapacità di fidarci, e lasciamo che Egli possa compiere tutto quell'impossibile che ogni giorno ci affanniamo a volerci dare da soli. Non dobbiamo dimenticare di trovarci alla presenza del Signore ancora una volta questa sera. Siamo davanti al Verbo che si è fatto carne. E se osiamo ancora una volta rompere il silenzio dell'adorazione, è soltanto per ascoltare la parola. La parola di quel Vangelo che questa sera non ci ha raccontato la vocazione di Zaccaria, come la scorsa settimana, ma che ci ha raccontato la vocazione di Maria. Questo brano è talmente decisivo non soltanto perché ci dice come il Verbo si fa carne e viene ad abitare in mezzo a noi, ma segna la centralità di tutta l'esperienza cristiana. Siamo cristiani perché noi crediamo che Gesù è il Figlio di Dio, e Gesù è il Verbo che è entrato dentro la storia, è la parola che è diventata concretezza, che è entrato dentro ogni singolo istante del tempo e dello spazio. E questa è una cosa talmente importante per noi cristiani, anche se forse non ci facciamo più caso, che 3 volte al giorno le campane delle nostre chiese suonano l'Angelus, al mattino, a mezzogiorno, alla sera. E 3 volte al giorno noi dovremmo fare questa memoria, recitare l'Angelus, cioè fare la memoria che il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Mai dimenticare questa verità. Perché se noi ci dimentichiamo di questa concretezza, di questa carne del Verbo, possiamo cadere nella tentazione di credere in un Dio disincarnato. Sapete, quando la fede è disincarnata, può essere sentimentalismo, emozioni, convinzioni, fissazioni, paturnie, una serie di cose che noi diciamo abbiamo la fede, ma quella non è fede. Abbiamo la fede quando noi crediamo a Gesù come Figlio di Dio, questa è la fede cristiana.
Non abbiamo la fede perché abbiamo delle convinzioni, ma perché crediamo fondamentalmente che quel Dio che è eterno e che è infinito è entrato nel mondo e nella storia e noi possiamo indicarlo e dire Gesù. Allora questa pagina famosa del Vangelo di Luca, che viene subito dopo la vocazione di Zaccaria e che ci racconta la vocazione di Maria, può avere delle somiglianze con quello che abbiamo già ascoltato, ma ci accorgeremo questa sera che questa pagina del Vangelo in realtà porta dei dettagli che possono essere assolutamente illuminanti per la nostra vita e che dicono la grande differenza che c'è tra Maria e tutto il resto. Maria è unica, è speciale. In questa donna noi vediamo il credente così come dovrebbe essere, l'ideale del discepolo, della Chiesa. Maria rappresenta la concretizzazione di un cristiano così come dovrebbe davvero essere. In lei non c'è semplicemente l'assenza del peccato. In lei c'è la disponibilità massima a ospitare nella propria vita l'azione di Dio. Ma seguiamo il racconto di Luca, perché attraverso di esso possiamo cercare di gettare un po' di luce dentro il mistero. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth. Se vi andate a prendere il testo originale, leggerete che non c'è scritto in quel tempo, ma nel sesto mese. Ed è il sesto mese della gravidanza di Elisabetta, ma il numero 6 nella Bibbia ha un ruolo fondamentale, perché il sesto giorno Dio ha creato l'uomo, è il numero che ci dice la creazione di Dio. Ecco, è un po' come se il Vangelo volesse dire a ciascuno di noi che a un certo punto Dio entra nella nostra storia umana e ci intercetta lì dove noi siamo più umani. Ma la cosa interessante, forse anche scandalosa, è che l'angelo Gabriele, che rappresenta la parola del Signore, voglio aprire e chiudere velocemente una parentesi, noi non crediamo forse ancora profondamente a una verità importantissima, e cioè che ciò che cambia la nostra vita è la grazia di Dio, e la grazia di Dio passa attraverso tante esperienze, innanzitutto quella dei sacramenti, del battesimo, dell'eucaristia, ma a volte noi dimentichiamo che l'esperienza della fede, della salvezza, passa attraverso la parola di Dio. La differenza che c'è tra la parola di Dio e la parola degli uomini sta nel fatto che più tu frequenti la parola di Dio, più quella parola ti cambia. Ti spalanca orizzonti, ti converte, ti apre gli occhi. Noi abbiamo bisogno fondamentalmente di frequentare costantemente la parola di Dio. Senza la fretta di capire tutto subito, senza la fretta di voler addomesticare la parola, non lo so, in una catechesi, in un discorso, in un concetto, no. La potenza della parola si manifesta nel fatto che più tu frequenti la parola, più impercettibilmente, un po' alla volta, quella parola ti cambia lo sguardo, ti converte. In questo senso dovremmo trovare davvero un modo per essere familiari alla parola di Dio. E questo brano si trova all'inizio del Vangelo di Luca per dirci che tutte le volte che noi leggiamo il Vangelo accade per noi quello che è successo a Maria. Tutte le volte che lasciamo che la parola ci rivolga, la parola, che ci dia del tu, in quel momento accade per noi quello che succede a Maria. Dio parla e agisce e compie qualcosa e ci cambia e ci manda, ci invia. Ma questo angelo Gabriele è stato mandato da Dio non a Gerusalemme, non nella Giudea, che è il luogo dei fedeli. È stato mandato in Galilea, a Nazareth. Ora, geograficamente la Galilea si trova al nord, e nella Terra Santa, nell'immaginario religioso dell'epoca, la Galilea rappresenta il luogo degli infedeli, di quelli che sono lontani da Gerusalemme. Ed è interessante che Dio manda la sua parola in mezzo a un posto dove ci sono persone lontane da Lui, infedeli.
E questa predilezione straordinaria che Dio ha costantemente per i lontani. Proprio nel Vangelo di Luca si ascoltano tutte le parabole della misericordia, no? Che è l'argomento che fa innervosire di più gli scribi e i farisei. Perché questo Dio ama e ama soprattutto quelli che non se lo meritano. Perché Dio ama in questo modo. Perché Dio va a cercare chi è perduto, perché va a prendersi la pecorella smarrita, perché fa festa per un figlio che ha speso tutti i soldi di questo padre. È la logica della misericordia di Dio. Fin dall'inizio, cioè proprio fin dall'inizio del Vangelo, la parola del Signore non è mandata a chi è fedele, ma agli infedeli. Allora ci verrebbe quasi da dire, sbagliando, che conviene forse essere infedeli, in questa maniera sentiamo di più la parola rivolta a ciascuno di noi. Ma vedete, il Vangelo ci sta dicendo una cosa molto più semplice, che il Vangelo lo capiamo con la parte della nostra vita che fa più fatica. Tutti noi abbiamo dei talenti. Che cosa sono i talenti? Cose che noi sappiamo fare. Se uno sa scrivere, scrive bene, lo sa fare, è il suo talento. Però magari non sa suonare, non è il suo talento. Sa giocare a calcio, ma magari, non lo so, non sa parlare bene. Sa fare un mestiere, ma non sa fare tutti i mestieri. Ognuno di noi ha dei punti di forza e dei punti deboli. È un po' come se il Vangelo volesse dire a ciascuno di noi che Dio lo capisci a partire dai tuoi punti deboli, non dai tuoi punti forti, perché i tuoi punti forti danno gloria a te. I punti forti della nostra vita ci procurano gli applausi. Noi siamo accettati attraverso i nostri talenti. Ma Dio dice, questo piace agli uomini, piace al mondo. Tu hai una parte vincente, hai la tua gloria. Non c'è niente di male. Se uno sa fare una cosa, è bene che goda di quello che sa fare. Ma dice Dio, io sono innamorato invece della tua parte più fragile, della tua parte più infedele. Sono innamorato di quella parte della tua vita che tu fai fatica a tirar fuori, di cui tu ti vergogni. Io voglio parlare a quella parte della tua vita. Allora capite che non si tratta di sentirci credenti o non credenti, giusti o ingiusti, sani o malati, giusti o peccatori. No, si tratta di dire che queste dimensioni noi ce le portiamo tutte dentro. Tutti noi siamo così. Tutti noi abbiamo Gerusalemme dentro, ma tutti noi abbiamo una Galilea. E guardate che qui c'è un altro dettaglio importante, perché non si dice semplicemente un territorio infestato dal paganesimo, ma si dice anche uno sperduto villaggio di nome Nazareth. La fama che aveva Nazareth all'epoca fa dire a uno dei discepoli di Gesù, Natanaele, quando viene a sapere «abbiamo trovato il Messia», Natanaele dice, da dove viene questo che dice di essere il Messia? Da Nazareth. E Natanaele dice, può mai venire qualcuno di buono da Nazareth? Sono i pregiudizi che noi abbiamo, no? Uno da dove viene? Da Coppito. Può venire qualcosa di buono da Coppito? Da Sassa? Da Roglio? Può venire qualcuno di buono da Poggio Picense? E questa è la mentalità, cioè c'è un pregiudizio nei confronti di uno sperduto agglomerato di case. Dio entra nella storia andando in un territorio di lontani e manifestandosi in uno sconosciuto villaggio. Questo è il modo che ha Dio per dire che il suo messaggio è per tutti e che nessuno deve disperare, nessuno deve dire io sono tagliato fuori perché sicuramente Dio non può parlare a me. Più tu sei nel buio, più tu stai vivendo un'esperienza che ti mette fuori, più il Signore ha qualcosa da dirti. Ecco, in questo territorio di infedeli, in uno sconosciuto villaggio chiamato Nazareth, questo angelo viene mandato a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Ora, se vi ricordate l'annuncio a Zaccaria, la cosa interessante di quell'annuncio è che Dio rivolge la parola
a una coppia di anziani sterili. E dicevamo l'altra volta che nella scelta di queste persone Dio vuole dirci: tu hai provato tutto quello che potevi provare, ti sei accorto che non hai potuto trarre niente, adesso intervengo io. Quindi Dio interviene dopo che tu hai fatto tutto quello che potevi fare, li hai provati tutti. Qui non ci sono degli anziani sterili, ma c'è una ragazza giovane, vergine, che rappresenta un'altra cosa. Non l'estremo tentativo di aver provato tutto quello che si poteva provare, ma esattamente il contrario. Maria rappresenta quella donna che lascia che tutto venga fatto da Dio. Lei non prova a fare nulla, perché è Dio che agisce. Ora, questo è un concetto molto difficile da capire, soprattutto quando non si fa l'esperienza di questo. Io proverò a semplificarlo quanto più possibile. Bello che oggi, mentre facciamo questa seconda sosta d'Avvento, in realtà celebriamo una memoria particolare, quella di San Giovanni della Croce. Giovanni della Croce è stato un grande maestro di vita spirituale. E proprio nella dottrina di Giovanni della Croce noi troviamo questo concetto che lui chiama così. Dice: la passività attiva, cioè devi scegliere deliberatamente di non fare niente. Vi ricordate che abbiamo già usato questa immagine, ma forse è l'immagine più efficace. Tu non sai nuotare, cadi in acqua, la prima cosa che ti viene da fare è tentare di nuotare, no? E ti agiti, ma non ci riesci. Se ti abbandoni invece al mare, il mare ti porta a galla. Cioè se stai fermo, se stai ferma, ti accorgi che c'è una forza che ti porta a galla, che non ti sta uccidendo, ma ti sta salvando. Più tu ti fermi, più tu ti calmi, più il Signore agisce. Più metti le mani tu, più complichi le cose. Quindi, attenzione, tutta la vita spirituale è imparare a non mettere le mani, e calmarsi, e lasciare che il Signore agisca. Questo nasce dal fatto che tu hai una grande fiducia, che non sei in balia degli eventi, ma che sei in mano al Signore. Il Vangelo di Marco, l'Evangelista Marco, per raccontarci questa crescita, questo passaggio necessario nella vita di ciascuno di noi, ci racconta la famosa tempesta in cui i discepoli tentano in tutti i modi di salvarsi da questa barca che è in balia delle onde. Ma attenzione, ci sono delle tempeste dove i discepoli combattono le onde e Gesù non c'è sulla barca e magari viene dopo camminando sulle acque. Vi ricordate l'episodio, no? Loro sono in balia di queste onde e poi arriva Gesù camminando sulle acque e loro si spaventano, dicono: è un fantasma, gridano. No. Nell'episodio raccontato da Marco, in quella tempesta Gesù è nella barca. E sapete cosa sta facendo? Dorme. È lì, in mezzo a tutti, e sta dormendo. E questi tentano in tutti i modi di remare, ma non riescono a fare nulla. Allora si mettono a fare l'unica cosa che possono fare, disperati. Pregano. Vanno da Gesù, lo svegliano e gli dicono: ma non ti importa che noi moriamo? E Gesù si sveglia, calma le acque e gli dice: ma è possibile che voi ancora non avete fede? Questa è la nostra vita, eh? Gesù c'è nella nostra vita. A volte noi lo percepiamo come uno che dorme, ma in fondo ci sembra che tutto poggi sulle nostre spalle, sulle nostre forze, sulle nostre agitazioni, sui nostri tentativi. Noi siamo più Zaccaria e Elisabetta, capite? Siamo quelli che tentano tutto finché non sbattono il muso migliaia di volte e alla fine dicono: va bene, aiutami. Maria non è così. Maria è una che fin dall'inizio è completamente abbandonata al Signore. Agisci, fai, non metto le mani. Maria non è agitata, è completamente consegnata. E questa è la cosa più bella che noi possiamo apprendere da questa donna. In Maria c'è la perfetta corrispondenza tra uno che ama
e l'altra che corrisponde all'amore. È un po' come se il Signore dicesse a ciascuno di noi: tu ti fidi di me? E tu gli dici: Signore, sì, ma io ho pure paura. In Maria invece c'è una consegna totale, lo vediamo tra un istante, guardando le sue reazioni, Però è importante fermarci su questa verginità. È troppo poco quando noi ci fermiamo soltanto a constatare la verginità di Maria semplicemente come una questione fisica. È certamente vergine prima, durante e dopo il parto, questa è una verità di fede che noi crediamo, ma anche ciò che questa verginità significa è la totale apertura alla grazia di Dio. Non è una donna che complica, Maria è una donna semplice, è una donna che semplifica l'azione della grazia di Dio, non mette paletti davanti all'azione di Dio, invece spalanca la possibilità della grazia di agire. Entrando da lei, disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Ecco, il termine che viene usato nel Vangelo è caire, gioisci. Ed è una cosa molto bella, la prima parola che Dio rivolge attraverso l'angelo Gabriele nel Nuovo Testamento è questa: gioisci. Perché Dio entra nella vita di una persona? Guardate, questo ce lo chiede il mondo. Perché dovremmo essere credenti? Perché abbiamo una religione? Perché facciamo delle cose? Solitamente noi non sappiamo rispondere a questa domanda perché siamo convinti come se ci fosse un segreto patto tra noi e Dio. Io faccio delle cose per Dio e Dio fa delle cose per me. Io mi metto l'amuleto, l'amuleto mi protegge. Io dico delle preghiere, queste preghiere mi ottengono dei benefici. Più o meno è questa l'idea, che è un'idea pagana. Il vero motivo per cui noi siamo credenti è perché la fede porta dentro la nostra vita non un'altra cosa da fare. Ne abbiamo già tante nella vita di cose da fare. Ma dovrebbe portare dentro la nostra vita una cosa che si chiama gioia. Il ruolo che ha Dio dentro la nostra vita è darci gioia. E le persone che provano gioia, gratitudine per quello che vivono, che fanno, godono dell'esistenza. Io provo gioia nell'essere padre, nell'essere madre, gioia nel fare quel lavoro, gioia nel vedere la pioggia questa sera, gioia nel vedere l'atmosfera delle nostre strade. Ma poi man mano questa gioia è talmente forte che uno prova questa perfetta letizia, la chiamava San Francesco, persino nelle cose più brutte che possono succedere nella vita. Perché non è una gioia che viene dal mondo, è una gioia che viene da Dio. Più noi siamo consegnati a questa relazione, più il Signore aumenta dentro di noi la gioia. L'effetto collaterale della fede non è capire tutto, rispondere a tutto, essere in grado di affrontare tutto, essere all'altezza di tutte le situazioni, no, essere sempre coerenti, non sbagliare mai, non peccare mai, no. L'effetto collaterale della fede è la gioia, è un frutto dello Spirito. Ed è la prima cosa che l'angelo dice a Maria, dice: rallegrati, gioisci, sia la gioia. Piena di grazia. Ecco, Maria non è una donna vuota, è una donna piena. Di che cosa? Di se stessa? No, della grazia di Dio. Qui c'è la differenza fondamentale tra noi e lei. Nel linguaggio comune, quando noi incontriamo qualcuno che è eccessivamente presuntuoso, che cosa diciamo? È pieno di sé. Come si traduce a livello esistenziale una persona che è piena di sé? Una persona piena di sé vuole salvarsi da sola, fa tutto da solo, si impone sugli altri, vive proprio di queste manie di protagonismo, vuole controllare tutto, il controllo è proprio uno dei sintomi di chi è pieno di sé. L'ansia, le preoccupazioni, noi siamo pieni di noi stessi e Maria invece è completamente svuotata di se stessa perché è piena di grazia di Dio.
E qual è la differenza? Perché uno potrebbe dire, ah, quindi per essere un credente io dovrei rinunciare ad essere me stesso. Noi stiamo in questa bellissima chiesa delle Anime Sante, che ha anche un bellissimo organo. E questo organo è fatto di canne. Ecco, finché le canne sono vuote all'interno, non fanno musica. Quando sono piene di aria, invece, producono musica. Ecco, questo è esattamente quello che siamo noi. Una persona che è piena di sé, in realtà, è una persona vuota. Una persona che si è svuotata di se stessa, significa che è piena di grazia di Dio. Che è un po' come dire che quando Dio entra dentro la nostra vita, finalmente noi suoniamo. Ognuno di noi è come uno strumento musicale. Gino suona, è veramente lui. Francesca suona, Carlo suona, ognuno di noi ha la sua musica. Dio ci riempie non per annullarci, ma per farci diventare noi stessi. Ecco, Maria non è piena di sé, e quindi non è piena di orgoglio, non è piena di superbia. Avete mai riflettuto che Maria è la creatura che più di tutti gli altri può vincere il male? Per un solo motivo, è umile, che è il contrario del demonio invece, che è superbo ed è orgoglioso. Ora, la nostra domanda è questa. Il Signore può rivolgere anche a ciascuno di noi un invito ad essere nella gioia, ma che gioia possiamo ospitare nella nostra vita? Se noi siamo pieni di noi stessi e non siamo pieni della grazia di Dio, che è un po' come dire, il Signore vorrebbe darci qualcosa, ma noi non abbiamo spazio per accogliere quello che può darci il Signore, perché dentro di noi c'è tutt'altro. Quindi una grande grazia che noi dovremmo domandare è quella di svuotarci di noi stessi per riempirci invece del Signore, della grazia del Signore. E poi le dà il motivo della gioia. Perché dovrebbe essere nella gioia Maria? Perché le dice, il Signore è con te. Non sei sola. Gioisci, piena di grazia, il Signore è con te. Allora, la nostra esperienza di fede è un'esperienza di gioia? Noi siamo pieni della grazia di Dio o siamo pieni del nostro io? Noi sentiamo che il Signore è con noi o ci sentiamo soli? È un bel esame di coscienza questo, eh? Quanta gioia abbiamo, quanto siamo pieni della grazia di Dio e quanto sentiamo di non essere soli. E non si tratta di fermarsi e di convincersi di questo, ma di lasciare che il Signore possa tirar fuori da noi tutto questo. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. È interessante, no? Maria reagisce a questo saluto rimanendo destabilizzata. È umana anche lei. Quando tu incontri Dio, non incontri esattamente quello che tu ti sei immaginato di Dio. Se Dio è quello che tu ti sei immaginato di Lui, allora è un'invenzione tua. Dio non è quello che noi ci immaginiamo di Lui, è qualcos'altro. È uno che tu devi imparare a conoscere. E ovviamente noi davanti alle cose nuove rimaniamo turbati. Ma soprattutto Maria si domanda, perché il Signore mi sta dicendo di essere nella gioia? Perché il Signore mi sta dicendo che è con me? Perché mi sta dicendo che sono piena della sua grazia? Che cosa mi sta domandando? Perché siamo nati? Perché il Signore ci ha dato la vita? Perché siamo ancora vivi ora, oggi? Questa cosa dovrebbe minimamente inquietarci, no? E l'angelo le disse, non avere paura, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine.
Maria non sta facendo niente, tutto l'angelo sta facendo. La grazia di Dio sta operando e le sta dicendo: succederà tutto questo, a patto però che tu lo voglia. Allora Maria disse all'angelo: ma come avverrà questo? Perché non conosco l'uomo. Quante persone sono convinte che chi ha la fede deve mettere da parte la ragione? Guardate che non si può essere credenti senza la ragione. Un credente senza la ragione è cretino, non è credente. Si è credenti quando si usa la ragione. E la ragione la usiamo non quando sentenziamo, ma quando ci facciamo le domande giuste. Chi ha una buona vita di fede ha delle domande serie dentro di sé. Questo non significa che siamo meno credenti, anzi che lo siamo molto. Non abbiate paura delle domande, non abbiate paura delle crisi. Maria sta usando la ragione. Davanti all'angelo sta dicendo: com'è possibile? Come si fa? Come questa cosa diventerà concreta? E l'angelo le rispose: lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Le spiega che sarà esattamente un dono della grazia di Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Vorrei farvi intuire la grandezza di questa risposta. Quando Adamo ed Eva compiono il peccato originale, la loro reazione, lo sapete qual è? Nascondersi. Da quel momento in poi, la cosa più interessante che ci viene da fare davanti alle cose della vita è quella di fuggire, di nascondersi, di non affrontare le cose. Maria è il contrario di quello che fanno Adamo ed Eva. Invece di nascondersi, dice: eccomi. Quindi, da che cosa si vede che noi stiamo crescendo nella fede? Dal fatto che noi siamo disposti a dire al Signore costantemente: eccomi. Ma io ho un problema, eccomi Signore, lo affronto. Ma a me è successa una cosa bella, ecco Signore, io la accolgo, mi prendo la responsabilità di questa cosa bella. Ma io ho questa famiglia, dico eccomi a questa famiglia. Ma io ho questo lavoro, dico eccomi a questo lavoro. Ma io ho una depressione, dico eccomi a questa angoscia, a questa malattia, a questa depressione. Io ho una difficoltà, dico eccomi a questa difficoltà. Ho un'opportunità, dico eccomi a questa opportunità. Non ci nascondiamo più, non fingiamo più di fare le vittime. Maria ci insegna che si è credenti quando si diventa protagonisti, e i protagonisti non sono quelli che fanno la storia a loro immagine e somiglianza, ma quelli che dicono eccomi davanti a tutto quello che capita dentro la loro vita, anche davanti a quello che non capiscono. Perché vi posso assicurare che Maria non ha compreso fino in fondo la portata di quelle parole, eppure ha detto eccomi. Perché c'è qualcuno di voi che quando ha messo al mondo un figlio sapeva che cosa significasse mettere al mondo un figlio, lo ha imparato dopo. Ma pensate che io ho imparato ad essere prete in seminario, io ho imparato ad essere prete facendo il prete. Una cosa è la teoria, una cosa è l'esperienza. Allora ci sono delle cose che tu capisci perché le fai. Dice: adesso faccio un corso quinquennale sull'amore e poi mi metto ad amare. Ma se tu vuoi crescere nell'amore, devi amare. Non c'è un corso in preparazione all'esperienza. Un corso ti può dare le dritte mentre stai amando. Non è in sostituzione, non è prima. Ma a noi piace tantissimo questa storia dei manuali, dei corsi, questa cosa di ridurre la vita a qualcosa che possiamo mettere sul tavolo, analizzarla, fare, eccetera, che è un modo per non affrontare le cose. Tanti di noi soffrono di questo desiderio di essere compianti dagli altri, no? Ognuno di noi ha le sue croci, tutti abbiamo dei demoni che dobbiamo combattere, tutti. E pazienza,
Una delle cose più belle della vita è accettare ognuno la propria croce, la propria realtà, e dire a tutto questo: eccomi. Io credo che qui ci sia il segreto di tutto. Vi ho detto che questo brano si trova all'inizio del Vangelo di Luca, non soltanto perché cronologicamente ci sta dicendo che Gesù è nato in questo modo, ma perché tutte le volte che noi leggiamo il Vangelo dobbiamo metterci nella situazione in cui quel Vangelo deve rivolgerci la parola dicendoci: gioisci, svuotati di te stesso e riempiti della grazia di Dio, ricordati che non sei solo, impara a dire eccomi. Il Vangelo ci insegna a vivere, non a consolarci dalla vita, ci insegna a vivere. E si conclude così, e l'angelo si allontanò da lei. È arrivato quest'angelo e poi se n'è andato. Ecco, non voglio fare lo spoiler, ma siccome il Vangelo lo conoscete tutti, in realtà quest'angelo parte, ma partirà anche Maria subito dopo. Chiudo. Che cosa ci dice che effettivamente noi stiamo vivendo un'esperienza di fede quando la nostra esperienza di fede ci spinge a fare qualcosa? Se diventa semplicemente una analisi della realtà, quella non è la fede. La fede abilita le nostre decisioni. Ecco, prendiamoci qualche istante di silenzio. Facciamoci fare compagnia da Maria, davanti a Gesù Eucaristia, il Verbo che si è fatto carne. E ognuno di noi si lasci interrogare da questa pagina del Vangelo. Domandi: che rapporto ha con la parola di Dio? Qual è la propria Galilea? Qual è il nome di Nazareth nella mia vita? Cioè, qual è la mia fragilità, la mia debolezza, dove il Signore mi sta rivolgendo la parola? Che cosa significa per me imparare ad essere vergine? Cioè lasciare che il Signore agisca senza che io metta le mani. Che cos'è la gioia? Lo svuotarmi di me stesso, il lasciare che il Signore sia dalla mia parte. Che cosa significa per me imparare a dire eccomi? Quale decisione devo prendere in questo momento della mia vita? Siamo giunti all'ultima tappa di queste nostre soste d'avvento. E dopo che abbiamo ascoltato la vocazione di Zaccaria, la vocazione di Maria, oggi continuiamo a leggere il Vangelo di Luca che ci ha accompagnato durante queste soste d'avvento, e potremmo dire che la sosta di oggi ci fa capire qual è la vocazione cristiana, cioè perché siamo cristiani. Credo che questo sia molto importante dirlo ad alta voce, perché certe volte noi facciamo le cose ma per il motivo sbagliato o con la convinzione sbagliata. È molto importante invece raddrizzare subito le nostre intenzioni, cioè il vero motivo per cui noi facciamo le cose. Perché ad esempio, l'abbiamo detto tante volte anche in questi nostri incontri, il motivo per cui noi viviamo la fede potrebbe nascere da una ferita, che è la ferita del peccato originale che tutti ci portiamo dentro, che ci fa voler bene a Dio semplicemente perché in questa maniera possiamo meritare di essere amati da Lui. Quindi, se io prego, Lui mi ama. Se io vengo a messa, Lui mi ama di più. Se io mi accosto ai sacramenti, Lui mi ama molto, ma molto di più. E quindi noi facciamo le cose nel tentativo di convincere Dio ad amarci. E possiamo fare tutto, e possiamo fare tantissime cose dentro la nostra vita, ma in fondo ciò che ci spinge è che abbiamo il desiderio profondo di comprare l'amore di Dio, di convincere Dio che siamo degni di amore. La cosa più scandalosa che Gesù è venuto ad annunciarci è che l'amore di Dio non va meritato, che l'amore di Dio è per tutti, e che Dio non ci ama perché noi non siamo peccatori. Dio ci ama nonostante a volte siamo dei peccatori. Non ci ama perché siamo diventate delle persone ideali, ma ci ama nella nostra realtà,
non ci ama perché riusciamo a vivere il Vangelo, ma ci ama anche quando non riusciamo a vivere questo Vangelo. Cioè, la nostra vita si poggia su qualcosa di stabile, che non è l'amore meritato, ma l'amore gratuito. E guardate, questo argomento è talmente importante per ciascuno di noi che il male insiste tantissime volte dentro la nostra vita nel convincerci del fatto che sì, certamente Dio ama, però non è che può amare me in questa condizione che io sto vivendo. Io mi trovo all'inferno, faccio delle cose sbagliate, vivo una vita dove ho perso completamente la bussola. Mi trovo in delle situazioni difficilissime, come può Dio amarmi? E soprattutto, da che cosa si dovrebbe vedere che Dio mi ama? Perché a me sembra che tutto è uguale, che non è cambiato nulla. Vedete, la nostra esperienza di fede è esattamente questo. Noi abbiamo fede perché crediamo di essere amati nonostante tutto. Allora questo deve cambiare completamente lo scopo del perché noi siamo credenti. Lo scopo del perché noi veniamo a messa, lo scopo del perché noi leggiamo il Vangelo, lo scopo del perché noi preghiamo, perché ci impegniamo in un percorso di vita spirituale, lo scopo non è convincere Dio ad amarci. Dio ama le persone, anche quelle che qui non entreranno mai, a cura di ciascuno. Siamo tutti, veniamo tutti dalle sue mani, siamo tutte sue creature. Non è possibile che lui dica c'è qualcosa che è fuori dalla mia, dal mio sguardo, dalla mia creazione, che io non ami. Allora, guardate, credo che sia molto bello per noi leggere questo brano del Vangelo di Luca, perché questo brano ci dice che il vero scopo dell'essere cristiani non è convincere Dio ad amarci, ma avere gioia. Io sono credente e il frutto più importante del mio essere credente e tornare di nuovo ad avere gioia. E la gioia, vedete, non è semplicemente una questione emotiva o sentimentale. La gioia è di nuovo avere gusto per la propria vita. Io sono felice di essere dove sono. Sono felice di essere lì, in quella situazione, in quelle relazioni. Sono felice di me, del mio corpo, della mia storia. Sono felice di quello che mi è successo. Sono felice del bene e del male. Quante volte abbiamo detto che l'atto più grande, più bello della fede è arrivare fino al punto di benedire Dio anche per ciò che è buio. Ma questo non viene da noi, non viene dalla nostra intelligenza, è un dono suo. Allora vedete che in quella che è l'esperienza di Maria, così come ci viene raccontata in questo brano che si trova alla fine del capitolo 1 di Luca, noi troviamo qual è l'atteggiamento cristiano, cioè che cosa dovrebbe portare l'esperienza di fede? Una persona che ha fede, come dovrebbe comportarsi? Una persona che ha incontrato davvero Dio, come dovrebbe comportarsi dentro la propria vita? In quei giorni, dice Luca, Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Allora, questa è la prima indicazione. Viviamo in un momento storico dove anche l'esperienza di fede, anche l'esperienza spirituale, lo sapete come la intendiamo noi? Come un cammino di introspezione in cui noi lavoriamo su noi stessi, facciamo tutto un lavoro dentro il nostro cuore, dentro la nostra vita, cerchiamo di curare le nostre ferite. In fondo, il nostro percorso di fede molto spesso ha al centro noi stessi. E non è che questo è sbagliato, ma è troppo riduttivo. Non è il vero motivo. Una persona che ha incontrato Cristo ha incontrato qualcosa che finalmente la sta distraendo da se stesso e la sta mettendo invece nell'atteggiamento di scoprire qualcos'altro. Ancora una volta devo cercare di farvi qualche paragone umano per farvi comprendere come nell'esperienza spirituale succede la stessa cosa. Quando tu vuoi bene a qualcuno, ti accorgi di voler bene a qualcuno perché tutta la tua attenzione non ce l'hai più tu, non sei più tu al centro, è un'altra persona. Tu ti stai distraendo da te stesso per andare incontro a qualcun altro. Ora dice il Vangelo, questo è il segreto. Le persone che sono nella gioia devono evitare di ripiegarsi su loro stessi.
Volete un esempio? Quando io soffro, non voglio vedere nessuno. Gli altri mi infastidiscono, è una reazione umana. Quando io sto vivendo una difficoltà, vivo una sorta di nervosismo nei confronti del mondo intorno a me, dei doveri che devo fare, delle persone che incontro, perché io vorrei risolvere quel problema. Adesso vi faccio un paragone in positivo. Quando io mi innamoro di qualcuno, a me di tutti gli altri non interessa niente. Tutte e due, stiamo bene insieme, non ci interessa niente di tutto il resto del mondo. Cioè, la gioia e il dolore, solitamente, noi le viviamo come esperienze che ci fanno ripiegare su noi stessi. E quando tu vivi il dolore, la gioia, come qualcosa che ti fa ripiegare su te stesso, hai praticamente messo in atto un atteggiamento esistenziale che a lungo andare ti esaurisce, che toglie via il senso, il significato, che toglie via la gioia, appunto. Allora, sto vivendo qualcosa di difficile nella mia vita. O vivo un dolore, vivo una prova, o vivo una gioia. Qual è la maniera cristiana di vivermi tutte queste cose? Non chiudetevi! Non ripiegatevi su voi stessi! Evitate di cadere nella trappola dei pensieri che a un certo punto tu cominci a pensare, a pensare, a pensare e rimani ostaggio di quei pensieri. E più tu pensi, più trovi le ragioni per tenere lontano il mondo. È un errore questo. Maria ha ricevuto la cosa più bella al mondo, ha incontrato Dio nelle parole di quell'angelo, un Dio talmente tanto concreto che ha messo dentro il suo grembo il verbo che si è fatto carne. Avrà sì o no il diritto di dire: ma chi se ne importa del resto del mondo? Tutto quello che potevo ricevere l'ho ricevuto. Ce l'ho qui. Ho tutto l'essenziale. E invece questa donna no. Lascia la propria casa, lascia la sicurezza della propria casa e si mette in cammino, in viaggio, da sola. Percorre un centinaio di chilometri, il villaggio di Nazareth dista tanto più o meno da Incarem, il villaggio di Elisabetta. E non è un viaggio facile, è un viaggio attraverso la montagna. E sapete perché Luca insiste sul fatto che Maria si mise in fretta per un sentiero di montagna? Perché non è facile distrarsi da noi stessi, è faticoso. Guardate che è sempre troppo più semplice vivere una sorta di vittimismo o allo stesso tempo una forma di narcisismo. Sono due facce della stessa medaglia. Un dolore che mi rende vittima, una gioia che mi fa dire: non ho bisogno di nessun altro. Maria fa la fatica di mettersi in viaggio, di mettersi in cammino. E sapete perché è importante sottolineare questa parola, la parola fatica? Perché a nessuno di noi viene spontaneo far questo. Certo, qualcuno di noi è avvantaggiato dal carattere. Ci sono delle persone che caratterialmente sono più portate a far questo. Ma arriva un momento in cui anche chi è portato caratterialmente avverte la fatica. È faticoso voler bene, è faticoso amare, è faticoso uscire dalla propria testa, è faticoso stare dentro la realtà, è faticoso non ripiegarsi, è faticoso andare verso gli altri. Perché questo è il segreto, dice il Vangelo. Se tu vuoi ricevere gioia, devi smettere di essere concentrato su te stesso. E devi scoprire la dinamica del dono. Chi si dona è nella gioia, però attenzione, chi si dona veramente, così come l'amore di Dio è vero perché è gratuito, il dono è vero perché è gratuito. I doni interessati non sono doni. Io faccio questo, così poi avrò questo in contraccambio. Questo non è un dono, è commercio. Allora, immaginate che ci sono dei momenti della nostra vita in cui quanto sarebbe bello che qualcuno si occupasse di me. Occupati tu degli altri. Come sarebbe bello se qualcuno mi telefonasse. Telefona tu a qualcuno che ha bisogno. Come sarebbe bello se qualcuno avesse una delicatezza nei miei confronti. Abbi tu una delicatezza nei confronti degli altri. E non vai a elemosinare l'attenzione degli altri. Vai a fare del bene a chi non può darti il contraccambio, perché questo è il dono gratuito.
Perché uno che va a telefonare a chi vorrebbe che gli telefonasse, capite che sta telefonando per ricordargli, siccome non lo fai tu, lo faccio io. Quante persone invece sono sole, sono abbandonate, nessuno si preoccupa di loro. Quante persone non hanno attenzione semplicemente perché non contano nulla agli occhi del mondo. Noi siamo chiamati a voler bene a queste persone. E vedete, questo è il miracolo. Quante cose cambiano dentro la nostra vita, quante tentazioni diminuiscono, quanti pensieri che molto spesso diventano delle prigioni guariscono quando tu capisci quello che ha fatto Maria. E questo perché? Perché il Vangelo non ci nasconde il fatto che Maria, davanti a quella gioia straordinaria che ha vissuto anche una grande confusione. L'unico modo che ha questa donna di fare discernimento rispetto a quello che le è successo è occuparsi di qualcuno, e aver cura di qualcuno, e mettersi in viaggio verso qualcuno. Non più la logica del ripiegamento, ma la logica del dono. E guardate, questo tipo di dono, per quanto noi possiamo, pianificarlo, no? Possiamo fare delle associazioni, possiamo fare delle iniziative, anche comunitarie, molto belle, di volontariato, di carità, eccetera. Quello che conta di più, cioè la carità che esprime il Vangelo, è quella che non vede nessuno, non sappia la destra ciò che fa la sinistra. È una gratuità ed è un dono di noi stessi che soltanto gli occhi di Dio vedono. Non è fatta nemmeno davanti agli altri. Allora, tutto questo diventa il vero cambiamento della nostra vita. Ora, che ci viene in mente? Che qui chi è che ha qualcosa da donare è certamente Maria, è la Madonna. E infatti, dice il Vangelo di Luca che Maria, appena mette piede in casa di Zaccaria e saluta Elisabetta, appena Elisabetta sente il saluto di Maria che ha messo piede nella sua casa, dice il Vangelo, il bambino le sussultò nel grembo. Qual è lo scopo del cristianesimo? Portare gioia. Noi dovremmo portare gioia, che è la gioia di dire: c'è qualcuno che si è ricordato di te, c'è qualcuno che ti vuole bene, c'è qualcuno che non ti lascia solo, c'è qualcuno che ti accompagna. Gioia. E come fa il demonio a togliere la gioia alle persone? Le fa sentire sole, abbandonate, senza nessuno, incomprese. Quanto è faticoso, amici, quando una persona soffre e non si sente capita da nessuno. La solitudine diventa sempre più grande quando una persona non si sente capita. Allora, tutti noi abbiamo bisogno che qualcuno porti gioia dentro la nostra vita, occupandosi di noi, facendo qualcosa per noi. Uno potrebbe dire, il Vangelo poteva essere un po' più specifico. Che cosa avrà fatto mai Maria in quei mesi in cui è rimasta insieme alla cugina Elisabetta? Perché non ci ha descritto, non lo so, ha cucinato dei piatti buonissimi, ha pulito casa, hanno fatto delle passeggiate insieme, non lo so, avranno dato un'imbiancata all'orto, avrà aggiustato, non lo so, il corredo per il bambino che stava per nascere. No, non ci dice niente, ci dice una cosa che apparentemente sembra banale. Maria porta gioia a questa persona semplicemente perché l'ha salutata. Questo per dire a ognuno di noi che la gioia tu la porti nella vita di una persona non quando fai chissà quali imprese, piccole cose, piccole attenzioni. Tutta la nostra vita è fatta di piccoli dettagli che agli occhi del mondo possono sembrare banali. Quante volte invece l'amore di Dio passa attraverso quei dettagli insignificanti agli occhi del mondo. Un ciao ha cambiato la giornata di questa persona. Come ho sentito che mi hai salutato. Il bambino ha cominciato a saltare di gioia nel mio grembo. Ma la cosa bella, lo sapete qual è? È che apparentemente sembra
univoca questo gesto. Io ho qualcosa e lo dono a te. Invece Luca ci dice che questo aprirsi ci mette sempre in una dinamica di reciprocità. E cioè, così come tu vorresti che qualcuno si occupasse di te, il Signore ti dice, provvedo io a te, tu occupati di qualcuno e troverò io il modo che qualcuno si occupi di te. Questa è la fiducia. Perché a un certo punto, vedete, il ragionamento che noi facciamo è, sì, ma a me chi? A me chi mi ascolta, mi saluta, mi chiama? E a volte è vero, ci sono lunghe stagioni della nostra vita in cui nessuno apparentemente fa qualcosa per noi. Noi possiamo avere chiese piene e non avere gente cristiana che ha capito che la vera differenza è fatta di queste piccole cose. Allora si tratta di capire che tutti noi, più ci avviciniamo a Cristo, più diciamo sì, vorremmo accogliere Gesù dentro la nostra vita, qui è realmente presente in quell'Eucaristia. Chi ha partecipato alla messa questa sera e si è accostato all'Eucaristia, ha mangiato quell'Eucaristia. Gesù è dentro di lui, è dentro di lei. E dove dovrebbe vedersi questa differenza? Ma tu porti gioia. E cioè, hai cura degli altri in questo modo, ti apri o sei ripiegato su te stesso, su te stessa. Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino è esultato di gioia nel mio grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Allora Maria disse, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Sapete cosa significa? Che Maria ha dato gioia e ha appena ricevuto gioia lei. Queste parole messe in bocca a Maria sono un canto di gioia. Capite allora quando nella parola viene detto c'è più gioia nel dare che nel ricevere. È il Vangelo che sta tentando di convincerci ad aprirci. Allora fermiamoci per un istante. Ciascuno di noi questa sera si fermi e preghi e trovi tutti i motivi per cui non vorrebbe aprirsi. Io ho un grande dolore, per questo non mi voglio più aprire a nessuno. Io sto vivendo un momento molto difficile, per questo non mi interessano gli altri. A me sta andando molto bene il mio lavoro, i miei affetti, perché mi dovrei preoccupare invece di quelli che questa roba qui non ce l'hanno? Stiamo bene noi. L'indifferenza. Madre Teresa diceva che era il più grande male del mondo, l'indifferenza. Allora cerchiamo di capire che cos'è dentro la nostra vita che ci sta trattenendo dall'uscire da noi stessi e soprattutto che cosa stiamo facendo per aprirci. Che cosa potremmo fare subito per mettere in atto questa pagina del Vangelo? Non cadete nella trappola dei propositi. I propositi sono un modo di allontanare da noi le cose che potremmo fare subito. Non abbiamo il proposito, il 2024 sarà un anno diverso. Siamo ancora nel 2023 e dobbiamo fare la differenza ora, adesso, in questo momento della nostra vita. Che cosa significa per noi metterci in viaggio? Ad esempio, ci sono delle cose che ci costano fatica. Non dobbiamo avere paura della fatica. A una persona potrebbe far fatica ascoltare qualcuno, mettiti ad ascoltare qualcuno. A una persona potrebbe fare fatica donare un po' del proprio tempo, dare qualcosa del proprio essenziale, condividere qualcosa della propria vita. Maria ha fatto fatica, ma si è messa in viaggio. E cioè, dobbiamo venire fuori dalla dittatura di un cristianesimo che ci fa fare il bene quando ce lo sentiamo. Ah, io sento che devo fare questa cosa, io sento che devo fare. Attenzione a questo sentire, Ripeto spesso che il demonio ha due alfabeti attraverso il quale ci parla. Il primo è la pancia,
Il secondo sono i pensieri. Solitamente quando lui prende queste due cose ti fa fare quello che vuole, perché tu vai di pancia o vai di fissazioni. Vedete, sono i nostri due alfabeti. E ogni tanto io sento: no donna, ma io a messa vado quando mi sento. Perché ci scandalizziamo a dire che certe volte è faticoso andare a messa? Ma il fatto che io ci vado è perché so il motivo per cui ci vado, anche quando faccio fatica. No, ma io quando mi sento prego, perché ti ricordi del Signore soltanto quando hai bisogno e ti vergogni che la tua preghiera certe volte è faticosa? No, non bisogna avere paura della fatica, anche nella fatica di fare le cose giuste. Non possiamo fare le cose di pancia. E adesso aggiungo un piccolo tassello. E non si possono fare solo le cose che si capiscono e si controllano perfettamente. Ci sono cose nella vita che tu intuisci essere giuste, ma ancora non hai capito il motivo. Però lo fai. Sai che è giusto. O perché ti fidi di qualcuno che ti vuole bene e ti dice: guarda, falla questa cosa, ma io non ho capito. Te lo dico io, fidati di me. Vedete, ci manca la ragione ancora, no? Non è diventata chiara dentro la nostra vita. Ma io ho visto persone che hanno avuto la propria vita salva grazie a questa fiducia. Cioè si sono resi conto che ciò che ha cambiato la loro vita in fondo è stato disobbedire alla propria pancia e fidarsi di qualcuno che ti mostrava una ragione che per te ancora non era chiara. Tutti quelli invece che si fidano solo della propria pancia, delle proprie convinzioni, solitamente non vivono come Maria. E solitamente al posto della gioia, mi verrebbe da dire, vivono la tristezza. C'è una degenerazione della tristezza, però è sempre tristezza, che è la rabbia. Io incontro un sacco di persone arrabbiate. E se tu gli dici perché sei arrabbiato, qualcosa te lo raccontano, ma neanche loro sono convinti che è una scusa abbastanza plausibile per essere arrabbiati. Ma è il contrario dell'essere cristiani. I cristiani sono nella gioia, non perché sono bravi, non perché nel fare fatica e nel vivere come ci ha insegnato Maria, il Signore ci dà sollievo, ci fa respirare, ci fa pronunciare i nostri magnifici. Allora, io penso spesso al fatto che Natale è più di Pasqua. Ci sono delle cose che pesano di più durante queste feste. Ci mancano di più le persone che non abbiamo più accanto. Alcune situazioni diventano ancora più dolorose perché tutta la luce del Natale sembra scontrarsi con il buio della nostra vita. Ma sapete qual è il miracolo? Possiamo avere anche le lacrime agli occhi, possiamo anche piangere, però troviamo anche il coraggio di dire: Signore, nonostante tutto questo, grazie. Allora si apre dentro di noi uno spiraglio di luce e ti accorgi che sì, tu soffri, ma anche gli altri soffrono. Che tu sei incompreso, ma anche gli altri sono incompresi. Che tu vorresti essere amato, ma anche gli altri vorrebbero essere amati. Sii tu questo dono. Fai come Maria. Vivi questo slancio. E che cosa devi fare? Grandi cose? Piccole cose. Piccoli dettagli. Solitamente il Signore, Lui stesso, ti viene a far visita e ti dice: cerca di volermi bene in quella persona, cerca di aver cura di me in quella situazione, cerca di prendermi sul serio lì. Vi ricordate quello che c'è scritto nel Vangelo quando Gesù, proprio in un racconto di Matteo, spoilera la fine del mondo, no? Perché dice: alla fine del mondo saranno divisi alla destra e alla sinistra, e a questi sulla destra verrà detto: venite benedetti dal Padre mio, ricevete il premio per chi ha avuto fame, ha avuto sete, ero malato, forestiero, ero in carcere. Tutte cose, no, che vengono dette, che sono situazioni umane.
I buoni e i cattivi che cosa dicono entrambi? Quando mai ti abbiamo visto? Malato, in carcere, affamato. Ma pensate che Gesù si presenti dentro la nostra vita come Gesù? Non si presenta mai come Gesù. Si presenta sempre sotto l'aspetto delle persone che noi abbiamo accanto. E adesso dirò una cosa durissima. Certe volte vuole essere amato nei nostri nemici, nelle persone che ci hanno fatto soffrire. Se noi perdoniamo quelle persone, o se tentiamo di non lasciarci incattivire da quelle persone, è solo perché ci ricordiamo che Gesù è nascosto anche dietro il volto di chi ci ha fatto soffrire e vuole essere amato lì. Chi mai è capace di questo? Nessuno. Per questo c'è la grazia di Dio. Per questo noi veniamo a messa, ci accostiamo ai sacramenti, ci confessiamo. Ecco, oggi viviamo anche il gesto della penitenziale. I sacerdoti a disposizione delle confessioni servivano a questo. E sapete perché? Perché il primo modo di recuperare gioia dentro la nostra vita è toglierci di dosso i pesi che ci portiamo. E i pesi che ci portiamo sulle spalle sono di due nature, di due specie. Le colpe, cioè le cose sbagliate che abbiamo fatto, che certe volte continuano a pesarci sulle spalle. E la seconda cosa è la nostra sofferenza, quella di cui noi non siamo colpevoli, ma che c'è dentro la nostra vita. Ecco, nel sacramento della confessione, che è un sacramento di guarigione, noi possiamo consegnare tutte e due queste cose, le nostre colpe e le nostre sofferenze. Beh, quando uno gli toglie un quintale dalle spalle, l'anima mia magnifica il Signore, respira. Noi ce l'abbiamo questi strumenti, ma perché non li usiamo? Sarebbe bello vivere così il Natale, magnificando il Signore e facendogli spazio attraverso la gioia e attraverso questa missionarietà che Maria ci ha insegnato in questo brano di Luca.